Master. Radio Master. Radio Master. Benvenuto a Paolo Prudente, presidente del Consiglio Comunale di Vieste. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te Antonella e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Master. Buongiorno. Allora, parliamo invece del lato bello del Gargano. E tu rappresenti Vieste, dunque una bella perla, un piccolo gioiellino che assolutamente, come tanti altri gioiellini in Italia, si ritrova a barcamenarsi tra i problemi di una stagione balneare che, volenti o nolenti, deve assolutamente iniziare. Il presidente Emiliano ha dato la via libera della regione agli interventi di manutenzione e sistemazione, ma in realtà non si parla ancora di come affrontare il problema, caro Paolo. Sì, infatti tu citavi due interventi fatti dal presidente Emiliano, che sono due ordinanze, quella precedente di due giorni fa, per l'apertura degli stabilimenti balneari, per fare i lavori di sistemazione diciamo, della spiaggia, dello stabilimento balneare, con lavori di manutenzione ordinaria dopo la pausa invernale. È chiaro che in questo momento bisogna anche pensare un'eventuale apertura. E la stessa cosa è stata fatta dal presidente Emiliano ieri con un'ordinanza che prevede l'apertura delle strutture ricettive, diciamo che non riguarda gli alberghi, perché voglio ricordare a tutti che gli alberghi non sono stati chiusi dal DPCM, ma sono rimasti aperti. Il problema è che non c'è una domanda turistica in questo momento per gli alberghi. Infatti, alcuni alberghi, è una quota del 5%, e soprattutto qui sul Gargano stiamo parlando delle aree intorno agli ospedali, sono stati utilizzati per ospitare il personale sanitario e per le persone che sono in quarantena. È comunque una buona notizia, perché in questo momento si intravede comunque uno spiraglio di quello che sarà poi, di quello che accadrà poi dopo il 3 maggio. Io volevo citare insomma un'iniziativa dell'assessorato, sì, sempre della Regione Puglia, in sì, questo caso dell'assessorato al turismo, quindi Loredana Capone, con un monitoraggio che in questi giorni diciamo stanno facendo gli operatori turistici su un portale, il portale della Regione Puglia. In particolare lo dico qual è l'indirizzo. No, infatti, importante. L'indirizzo web è dms.puglia.it, è il portale della Regione Puglia che gli operatori turistici conoscono bene, sul quale viene svolto in questi giorni un monitoraggio per valutare gli effetti del Covid-19 sul turismo e raccogliere eventualmente anche delle proposte. A me pare una cosa molto interessante. Beh, sì, perché sì, perché insomma possiamo dopo il 3 maggio avere un quadro chiaro di quella che è la situazione dopo l'emergenza sanitaria. In questo caso è importante anche confrontarsi, perché tu dicevi Emiliano ha dato la possibilità di cominciare a muovere un po' le cose, giusto? Sì, con le due ordinanze diciamo che si permettono i lavori di manutenzione. Punto. Quindi c'è quello che è l'avvio normale della stagione e quindi la possibilità di aprire comunque al pubblico le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari. Sì. Si tratta di capire dopo il 3 maggio quali saranno le linee guida, le linee di comportamento che dovremo avere per accogliere gli ospiti, e questo sarà molto importante. Quindi successivamente al monitoraggio, quindi al 3 maggio, si tratterà di capire quali saranno le linee guida emanate dalla regione, quindi i protocolli sanitari per poter aprire, e soprattutto sarà interessante sapere quali saranno i tempi, vale a dire quando si potrà aprire. Sì. Con un margine di sicurezza non del 100%, perché ce lo dobbiamo dire, sì, non è che noi potremo immaginarci di aprire le strutture avendo un margine di sicurezza del 100%, ma un margine di sicurezza che sia accettabile sia per i lavoratori, ma anche per gli ospiti che noi
andremo ad accogliere. Senti Paolo, tu come Presidente del Consiglio avrai certamente ricevuto una miriade di proposte, insomma anche come semplice cittadino avrai sentito e vive essenzialmente di spiagge, diciamocelo pure. Tolta l'idea bizzarra di plexiglass, lasciamola veramente alle cose incredibili che si sono sentite in questo periodo, ci sono delle idee singolari e particolari? Guarda, stiamo ragionando sugli stabilimenti balneari, perché poi sono il primo attrattore turistico, cioè la gente anche dalle zone, diciamo anche per una giornata, per un weekend, per un sabato, ha voglia di recarsi al mare, quindi ci dobbiamo occupare principalmente, inizialmente, degli stabilimenti balneari. E le proposte, tu citavi la struttura in plexiglass, ma la proposta è stata scartata. La sentiamo proprio l'assurdo. Ma dalle stesse associazioni dei balneari che l'hanno scartata, perché è irricevibile assolutamente una cosa del genere, non si può fare sulla spiaggia. Restano, diciamo, le tre raccomandazioni, che sono quello del distanziamento sociale e quindi di predisporre delle distanze tra gli ombrelloni maggiori. Adesso con l'ordinanza che poi verrà emanata proprio specifica per gli stabilimenti balneari si tratterà di capire quale potrà essere, dovrà essere la distanza minima da rispettare in questo caso. Poi sempre i dispositivi di sicurezza individuali, le famose mascherine, e lavarsi le mani, quindi la detersione delle mani, le famose 3D. Sì. Ci sono altre proposte, io stesso ho proposto presenza, per esempio, sugli stabilimenti balneari della figura dello steward. In questo caso può essere anche al femminile, anzi è anche più piacevole, sì, per i clienti. Facciamo una cosa per condicio, un maschietto e una femminuccia, dai. Esatto, perfetto, non si arrabbia nessuno. E quindi prevedere queste figure che dovrebbero essere formate proprio su quelle che saranno le linee guida in tema di sicurezza, di emergenza sanitaria e quindi di contagio da Covid, per accogliere i clienti sulle spiagge, perché ricordiamoci che c'è anche poi la questione delle spiagge libere, perché sulle spiagge libere poi chi controlla? Noi abbiamo anche le spiagge libere, infatti, quindi anche là bisognerà far rispettare lo stesso protocollo. Per cui queste figure potrebbero essere informate ed impiegate sia negli stabilimenti balneari che sulle spiagge libere, per far appunto rispettare le regole e spiegare anche in maniera gentile, in maniera accogliente, senza andare a sanzionare eventuali trasgressioni. Senti, questo Paolo, alleggerirebbe anche gli stabilimenti balneari, o comunque i proprietari degli stabilimenti balneari, ma penso anche alle forze dell'ordine che inevitabilmente in quel periodo non possono stare tutto il tempo sulla spiaggia per far rispettare le prescrizioni, per cui sono figure che andrebbero in qualche modo ad alleggerire quello che sarà poi inevitabilmente anche un compito di chi gestisce la struttura. Altra proposta ma sono proposte che comunque adesso sono sul tavolo, io le leggevo, è quello per esempio di ritardare l'apertura delle scuole, perché la scuola dovrebbe aprire a settembre, ormai non si tornerà tra i banchi. Infatti. Si dovrebbe tornare a scuola a settembre. Il calendario regionale per la Puglia non è ancora uscito, quindi non sappiamo ancora quando sarà l'inizio dell'anno scolastico, probabilmente intorno alla metà di settembre. Bene, noi potremmo comunque immaginare di aprire la scuola a metà di settembre, ma di utilizzare i primi 15 giorni di lezione continuando con la didattica a distanza fino ad almeno i primi giorni di ottobre. In questa maniera noi possiamo tentare di allungare la stagione turistica fino a metà ottobre. Se il tempo buono ci accompagna, noi comunque possiamo recuperare i mesi di maggio e giugno, che inevitabilmente saranno dei mesi pregiudicati da questo punto di vista. Infatti, insomma, mi sembrano veramente delle buone idee. Scusa Paolo, l'ultima cosa. Abbiamo parlato con te spesso della questione Isole Tremiti.
il distanziamento sociale in un luogo come le Isole Tremiti, e vabbè che si può stare su uno scoglio tranquillamente, lì si riuscirebbe a mantenere, ma nelle spiaggette anche molto limitate, come te la vedi questa cosa? Io mi sono ripromessa di contattare il sindaco Fintini anche per parlare con lui di altre situazioni che riguardano le Tremiti, ma secondo te un distanziamento sociale su quelle piccole spiaggette, che poi sono due o tre, come può essere possibile? Antonella, sarà molto, tu dici per l'estate? Eh sì. Quindi parli, ma sarà molto complicato, ma questo vale anche per le nostre spiaggette, perché noi anche noi sulla costa garganica abbiamo delle insenuature, delle spiaggette sì, spesso difficilmente accessibili. Per questo dico, le raccomandazioni importanti che restano sono quelli di, comunque, se si accorcia il distanziamento sociale, bisogna avere dei dispositivi individuali di sicurezza, vale a dire la mascherina, ma bisognerà anche, questa è una cosa sulla quale molti stanno riflettendo, renderle disponibili queste mascherine, perché non possono pesare poi sul singolo cittadino, devono essere le mascherine reperibili sì, e reperibili a un basso costo. Quindi quello che dicevo prima, le raccomandazioni, le 3D sì, devono rimanere, per cui molto si giocherà sulla responsabilizzazione dei singoli. Sì, io auspico anche delle mascherine decisamente più leggere, tipo in seta, perché con il caldo, sì, con il caldo, certo, estivo, e diventa, certo, veramente una tragedia. Anche quello, è vero. Va bene, Paolo Prudente, presidente del Consiglio Comunale di Vieste, un abbraccio, grazie per essere stato con noi anche quest'oggi. Grazie a te, Antonella, e grazie anche ai radioascoltatori. Buon tutto, buona ciao giornata, caro, ciao. Radio Master. Radio Master. Radio Master.